George Orwell lo aveva predetto. Il 1984 prevede infatti che ci siano 2 minuti di odio per tutti. Il social aumenta questa pulsione. Later, un malato di infelicità, scarica tutte le proprie frustrazioni su persone che dimostrano invece sincerità, serenità, serietà. Paolo Ruffini lo sa bene, lui è un punto di riferimento per gli haters e quindi scrive un libello a mezza strada tra il saggio e il comico che si intitola Odio Ergo Sum, studio semiserio del fenomeno degli haters, in cui dopo una prima parte in cui ritiene che l'haters malato di odio appunto possa essere curato solo con l'amore e che quindi sia una cura lunga e difficile, dà però come antidoto, un po' come effetto placebo, questo libro in cui raccoglie tutte le offese più feroci fatte a lui e ad altri personaggi noti, che sono talmente esagerate che alla fine suscitano la risata, ed è con la risata che viene stroncato il fenomeno dell'hater. Che cosa hanno detto? Per esempio di Sole dicono: io non sono mai stato d'accordo con Francesco Sole, ma se lo fossi avremmo tolto entrambi. Oppure, chi dice che Paolo Ruffini è un mezzo scemo lo conosce soltanto a metà. Anche la povera Risa non sfugge quando si dice: io conosco una donna così brutta, ma talmente brutta, ma talmente brutta, che è la bella copia di Arisa. E quindi Paolo Ruffini fa una raccolta di tutte queste offese esagerate, in cui molto spesso si chiama il matrimonio. Il lecherato di turno è sempre il misto di un matrimonio fra incompetenza e presunzione, oppure fra malmostosità e odio. Insomma, tutte queste cattiverie messe insieme, non importa nemmeno a chi siano destinate, hanno un fattore comico. Comincia Cirilli con la mia amica Tatiana, così grassa, talmente grassa che, e tutte cose esagerate, tutte iperboli. Ruffini le riprende e le attribuisce a sé o ad altri e suscita quella risata che è liberatoria e che confina l'ater nella piccolezza, nel proprio mondo virtuale fatto di odio e solitudine. Un libro da leggere per divertirsi e anche per drammatizzare tante volte.